Ma se il nuovo centrodestra vuole e deve essere la nuova colonna su cui ricostruire l'unità dell'area dei moderati per tornare ad essere e tornare al governo del paese, lo deve fare non prendendo i vecchi difetti della politica. La politica non sono giochi di potere, la politica non è rappresentata dal potente di turno che appunto dispone e propone, ma la politica è l'idea che insieme, tutti insieme, possiamo dare ognuno il proprio contributo per costruire il bene comune. Questa è la testimonianza che come nuovo centrodestra stiamo dando e anche i candidati che abbiamo presentato alle prossime elezioni europee sono la testimonianza di questo, da Paolo Strescino a tutti gli altri amici della Liguria, Gino Garibaldi, Matteo Campora, sono la testimonianza che si può con gratuità mettersi al servizio di un grande progetto per far tornare l'Italia protagonista. Senta, Ministro, cito e sintetizzo sempre dal suo intervento: rimozione del treno di Andorra, un segno di efficienza, per il raddoppio la soluzione entro il 30 maggio. Non è un po' azzardato con i contenziosi che ci sono aperti, anche giudiziari? Abbiamo già dato una dimostrazione che se si lavora tutti insieme, le istituzioni, si può fare e si può dare segnali concreti appunto che la politica, che quella buona può funzionare. Io mi sono preso un impegno, spero di non essere tradito su questo impegno, aspettiamo il 30 maggio e poi vedremo se ancora una volta riusciremo a dare questa risposta. Vorrà dire che abbiamo dato un piccolo contributo a far sì che quella distanza tra i cittadini, in questo caso Liguri, e la politica e le istituzioni sia un po' più ravvicinata. Un'ultima considerazione velocissima. Che cosa trae da questa campagna elettorale per le europee, da questo girare anche molto in Liguria, dobbiamo dire, da parte sua, e il polso che ha trovato fra i cittadini, fra la gente, fra gli amministratori? Ne parlavo proprio in queste ore con Paolo Strescino. Abbiamo facendo tutti, lui ha fatto 8.000 chilometri, io mi sono girato 3-4 volte in lungo e largo la Liguria. Abbiamo trovato tanto entusiasmo, c'è tanta disaffezione da parte dei cittadini, ma se uno si rimette in gioco, mette in gioco la propria credibilità, anche la disponibilità non solo ad ascoltare, ma a dimostrare che si può fare, ritrova l'entusiasmo, la partecipazione e io credo anche la voglia dei cittadini di dire che si può cambiare con coraggio, con responsabilità, pensando al futuro, ma lavorando nel presente. Questa è un po' la sfida che ci siamo presi per queste elezioni europee e siamo convinti che i cittadini possano il 25 maggio per la prima volta scegliere non solo per la protesta, non solo per la giusta inquietudine e arrabbiatura per quello che sta accadendo, ma anche finalmente per la possibilità di dire c'è qualcuno che ha capito la lezione, c'è qualcuno che si è rimesso in gioco, c'è qualcuno che inizia a lavorare perché l'Italia cambi davvero. Credo che questa sia finalmente una buona alternativa, una buona possibilità per noi e il nuovo centrodestra. Stiamo lavorando al governo per fare le cose, per cambiare con coraggio. Ci auguriamo che il 26 maggio possiamo ritrovarci tutti insieme con più forza per cambiare l'Italia e per cambiare l'Europa. Dopo Maratoneta si è dato un traguardo ambizioso, 2 milioni di voti. Sì, ed è, il traguardo è assolutamente possibile, è assolutamente vicino, sarebbe un segnale impressionante di come la libertà e la responsabilità di tanti amministratori in Liguria come in tutte le parti d'Italia che hanno aderito immediatamente al progetto del nuovo centrodestra, può avere un grande successo. Milioni di persone che non ci hanno più votato possono tornare ad avere fiducia e se questo sarà il risultato, credo che cambierà. Non solo si rafforzerà l'azione del governo, ma cambierà la storia del centrodestra italiano e saremo più forti in Europa.